Il mondo del calcio piange il campione, il bomber della nazionale, Messina, Juventus, Inter e poi ancora in Giappone. Camera Ardente ha allestito lo stadio Barbera. Così la sua Palermo ha voluto rendere omaggio a Totò Schillaci, il bomber di Italia 90 morto all'ospedale civico all'età di 59 anni. Da tempo era affetto da un tumore al colon. Migliaia di palermitani sono andati allo stadio per un ultimo saluto all'ex calciatore che era sposato con Barbara Lombardo. Non sono voluti mancare Renato Schifani, il presidente della regione siciliana, il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Il prossimo sabato 21 settembre il Palermo disputerà il match contro il Cesena nel ricordo di Totò Schillaci. Oltre al minuto di raccoglimento disposto dalla FIGC, in occasione di tutte le gare del prossimo weekend, i calciatori rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria del campione palermitano. Venerdì invece sono stati programmati i funerali che si terranno in cattedrale a Palermo. L'appuntamento è fissato per le 11:30. Scusi, chi era per lei Totò Schillaci? Totò Schillaci, l'eroe delle notti magiche, ci ha fatto, diciamo, sognare in quell'Italia 90. E poi è il ragazzo del Borgo Nuovo, del CEP, uno che dal basso è arrivato a coronare il suo sogno. Qual è il ricordo più bello legato a Totò? Italia-Austria 1-0, occhi sfidati, un grande. Vuole dire due parole su questo grande campione? Sì, io sono venuto apposta da Varese perché sono nato a Palermo come lui, abito a Varese da 50 anni e lui ha sempre rappresentato il meglio dei palermitani, anche se non era stato capito prima di tutto dai palermitani e poi dai dirigenti del Palermo di quell'epoca che l'hanno maltrattato e poi è stato il campione che non ci aspettavamo nel 90 e che ha rappresentato non solo l'Italia ma soprattutto i palermitani per bene. Qual è il ricordo più bello che ha? Beh, i suoi occhi spiritati ogni volta che faceva gol a Italia 90. Adesso Totò, perché era uno che avrebbe dato l'anima per il rosanero e, come diceva giustamente il signore qui davanti, non hanno voluto che lui vestisse la sua maglia, perché era la sua maglia. Quindi io ritengo che almeno oggi sia giusto rendergli un doveroso omaggio, perché Totò ci ha reso, sia pure per un breve periodo, orgogliosi di essere Ribolle nel senso sportivo lui aveva aperto Sì, quando aveva sì, assolutamente, è ancora sì, aperto. sì, infatti ancora ci sono i ragazzini che giocano, cercano sempre lui, è venuto circa un 6 mesi fa al campo e i ragazzi cercavano sempre lui, perché lui era un'icona, quando c'erano le partite a luglio, non posso dimenticare che è venuto un giorno che Umberto Calaiò organizzava la Caripe. I ragazzi disoccupati, non esistono i disoccupati calcio, però esistono perché alla fine di un campionato e lui è venuto a fare una partita. Signora Giusino, che c'è? Mi mancano le scarpe. E come giochi, Totò? Ed è cercato un paio di scarpe e un paio di calzettoni per farlo giocare, perché doveva giocare.